L'origine dei virus è antichissima, sono probabilmente comparsi come parassiti delle prime cellule batteriche, oltre 3 miliardi e mezzo di anni fa. Desidero condividere con te una geniale intuizione che ho avuto durante la mia missione qui. Mi è capitato mentre cercavo di classificare la vostra specie. Improvvisamente ho capito che voi non siete dei veri mammiferi. Tutti i mammiferi di questo pianeta, distinto, sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento. Sai qual è? Il virus. Gli esseri umani sono un'infestazione estesa, un cancro per questo pianeta. Siete una piaga. E noi siamo la cura. Questo monologo è tratto da un film, Matrix. Certo, l'uomo spesso si comporta come un virus, ma in realtà, che cos'è un virus e da dove arriva? I virus sono parassiti di ogni cellula vivente. Non esiste organismo che non sia infettato da un virus. Un virus è un pacchetto di geni racchiuso in una scatola di proteine. E queste scatolette nell'ambiente esterno sono inerti, ma quando entrano in una cellula ne prendono il controllo e la trasformano in una fabbrica di virus. Come conseguenza, spesso la cellula muore. È per questo che molti virus causano malattie, ma non tutti i virus sono dannosi. Ad esempio, nel nostro organismo vivono stabilmente migliaia di miliardi di virus, senza farci nulla. La maggior parte si trovano all'interno dei batteri del nostro intestino, ma anche sulla cute, nelle vie respiratorie, nelle vie urinarie. Questi batteri sono molto importanti per lo sviluppo delle nostre difese immunitarie, ma anche per mantenere l'equilibrio della flora batterica intestinale. I virus sono la forma biologica più abbondante sulla Terra. Si stima che oggi sia noto solo lo 0,1% di tutte le specie virali esistenti. E l'origine dei virus è antichissima. Sono probabilmente comparsi come parassiti delle prime cellule batteriche oltre 3 miliardi e mezzo di anni fa. I virus sono molto importanti per la vita sulla Terra. Grazie alla loro capacità di mescolare i geni con l'ospite, hanno contribuito all'evoluzione. Il DNA dell'uomo, ad esempio, è composto per circa un terzo da geni rubati da antichi virus. Uno di questi è la sincitina, la proteina che 50 milioni di anni fa ha consentito lo sviluppo della placenta. In origine era la proteina esterna di un virus. Una delle caratteristiche dei virus è che da una singola particella virale una cellula infetta ne può produrre migliaia. In questo modo i virus accumulano rapidamente cambiamenti nei loro geni e possono evolversi, adattandosi così a infettare nuovi ospiti. È il meccanismo con cui tutti i virus sono entrati nella specie umana, provenendo da altri animali. Il morbillo, ad esempio, deriva dalla peste bovina ed è entrato nella specie umana in epoca preistorica, probabilmente con i primi allevamenti di bovini domestici. Continuamente l'uomo invade nuovi ambienti modificandoli. In questo modo entra in contatto con nuove specie animali, ma anche con nuovi virus che possono adattarsi ad infettarlo. Negli ultimi 100 anni, molti nuovi virus sono entrati nella specie umana, HIV, Ebola, la SARS e altri ne arriveranno. Ma grazie alle moderne tecniche di biologia molecolare, siamo sempre più capaci di identificarli quando compaiono e di mettere a punto difese efficaci. I
Nel 1935, dopo l'invenzione del microscopio elettronico, il virologo statunitense Wendell Stanley poté osservare per la prima volta proprio il virus in mosaico del tabacco. I virus sono considerati al confine tra viventi e non viventi, perché non sono capaci di vita autonoma. Sono parassiti intracellulari che si possono riprodurre solo all'interno delle cellule viventi. I virus sono composti da acido nucleico, DNA o RNA, che trasporta l'informazione genetica. Capside, struttura proteica che contiene e protegge il DNA-RNA. Pericaps, involucro lipidico esterno al capside e non sempre presente. I virus, una volta entrati nelle cellule, provocano notevoli modificazioni che spesso determinano la morte delle cellule stesse. I virus, contrariamente ai batteri, non vengono uccisi dagli antibiotici e soltanto negli ultimi anni sono stati resi disponibili i primi farmaci antivirali. La produzione di anticorpi ad opera del sistema immunitario è il vero baluardo contro le infezioni. Il coronavirus SARS-CoV-2 è solo l'ultimo, il più recente di una lunga serie di infezioni che hanno colpito l'umanità nel corso della sua storia. La maggior parte sono state molto più letali dell'attuale Covid-19. Hanno provocato enormi stragi e alcune di esse continuano a mietere tuttora vittime. È bene quindi sapere che non esiste solo il coronavirus, ma che l'uomo ha fatto e continua a fare, ancora oggi, i conti con altri virus ancora più pericolosi. SARS, AIDS, varicella, influenza, dengue, encefalite, rosolia, morbillo, peste, parotite, poliomielite, rabbia, vaiolo, febbre gialla. I coronavirus sono una vasta famiglia di virus, identificati a metà degli anni 60, e sono noti per causare malattie nell'uomo che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi, come la sindrome respiratoria meridionale, MERS, e la sindrome respiratoria acuta grave, SARS. Le differenze principali di questo nuovo coronavirus rispetto al virus della SARS sembrano essere localizzate in una particolare glicoproteina che determina la specificità del virus e per le cellule epiteliali del tratto respiratorio. Che cos'è? La Covid-19 è la malattia provocata dal coronavirus SARS-CoV-2. Si è manifestata per la prima volta nel 2019 in Cina, nella città di Wuhan. Si pensa che sia un virus comune nel pipistrello, che ha fatto il salto di specie da animale all'uomo, probabilmente veicolando da un altro animale. I sintomi sono simili a quelli dell'influenza: febbre, tosse, dolori articolari. In alcuni casi può svilupparsi una polmonite che può richiedere il ricovero in ospedale e le cure intensive. Modalità di trasmissione. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite la saliva, tossendo o starnutendo, contatti diretti personali, le mani ad esempio, toccando con le mani contaminate bocca, naso e occhi. Tasso di letalità. Il tasso di letalità di questa malattia, cioè il numero di morti per casi accertati, si aggira tra il 2 e il 3% nelle zone della Cina, dove è cominciata l'epidemia. In altri paesi del mondo sembra essere più basso, ma è presto per dare numeri definitivi. Trattamento. Non esistono trattamenti specifici per curare il Covid-19 e non sono disponibili al momento vaccini. La maggior parte delle persone guarisce spontaneamente. I casi più gravi necessitano di un supporto respiratorio fino alla guarigione. Prevenzione. È possibile ridurre il rischio di infezione proteggendo se stessi e gli altri, seguendo le principali norme di igiene, collaborando all'attuazione delle misure di isolamento e quarantena in caso di contagio, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se si sospetta
di aver contratto il nuovo coronavirus e se presenti sintomi o quali tosse o starnuti, o se si prende cura di una persona una sospetta infezione da nuovo coronavirus. È la prima volta che, come in questi giorni, l'Italia si trova ad affrontare una grave epidemia contro la quale non ci sono ancora cure efficienti. L'epidemia della SARS del 2003 è ancora impressa nella memoria di molti, ma non sono pochi quelli che più indietro nel tempo ricordano ancora l'influenza asiatica alla fine degli anni 50 o quella di Hong Kong del decennio successivo, due pandemie che colpirono quasi metà della popolazione italiana e fecero migliaia di morti. Il nostro paese ha vissuto negli ultimi 100 anni tre distinte pandemie. La prima a colpire il nostro paese e la più letale fu la famosa influenza spagnola, nata negli ospedali da campo della Prima Guerra Mondiale e responsabile della morte di almeno 50 milioni di persone. Il doppio secondo altre stime. Numeri del Covid-19. Fonte: Istituto Superiore di Sanità. Gli stati colpiti dal Covid-19. Il contagio nei paesi europei. Totale crescita del coronavirus nel mondo. Totale crescita del coronavirus in Italia. Mappa delle province italiane colpite dal Covid-19. Numero di decessi per fascia di età. Le donne decedute dopo aver contratto l'infezione da SARS-CoV-2 hanno un'età più alta rispetto agli uomini. Numero di patologie preesistenti nei pazienti deceduti per Covid-19. Complessivamente il 60,3% dei pazienti deceduti per Covid-19 presentava tre o più patologie. Sintomi più comuni osservati prima del ricovero. Febbre, dispnea e tosse rappresentano i sintomi più comuni osservati prima del ricovero nei pazienti deceduti positivi all'infezione. Complicanza più comunemente osservata nei pazienti deceduti per Covid-19. Insufficienza respiratoria è stata la complicanza più comunemente osservata nei pazienti deceduti e positivi all'infezione SARS-CoV-2. L'andamento complessivo nazionale al 4 maggio 2020, la mappa mostra l'andamento complessivo nazionale riferito ai nuovi casi, nuovi decessi, guariti e attualmente positivi. Andamento complessivo, in Basilicata, al 4 maggio 2020. La mappa mostra l'andamento complessivo in Basilicata riferito a nuovi decessi, guariti e attualmente positivi.